Grazie e benvenute in questo nuovo video. È un video di pulizie, ma soprattutto per stare un po' in compagnia. Queste sono pulizie che sono state fatte dopo il lavoro e quindi pomeridiane, sono pulizie a spot e come vedete c'è anche un aiutante, perché in questi giorni in cui le bambine sono a casa e diciamo che il tempo da trascorrere e senza attività esterne è tanto, e loro approfittano anche per aiutarmi, ed è un modo anche per stare insieme e per fare le cose, insomma, anche divertendosi in modo costruttivo. In questa clip siamo io e una delle mie figlie che sistemiamo. Ciao ragazze, questa sera per le pulizie lampo queste due mensole e le pulisco e anche le sistemo un pochino, perché come vedete c'è un po' di disordine. Per chi mi segue già da prima sa che questo è un angolo della cucina che non mi piace particolarmente. Infatti alle mensole avrei preferito un mobile, sarebbe sicuramente stato sfruttato meglio, però pazienza, ormai è andata così e eventualmente più avanti stiamo pensando ad altre soluzioni e quindi niente, qui purtroppo la polvere si accumula spesso e non vado a pulirla spessissimo, perché a volte, lo dico sinceramente, essendo una mensola un po' un angolo morto, non la utilizzo quasi e quindi spesso e volentieri me ne dimentico. Quindi di pulire e lavare bene questi vasi che sono rimasti lì per un bel po' di tempo dimenticati, e penso che quell'ultima mensola dovrò in qualche modo trovare un sistema per rinnovarla. Per oggi mi interessava soprattutto pulirla e levare la polvere. Già lavata la sera precedente perché l'avevamo utilizzata per i tortellini in brodo, e tutto il resto, appunto, visto che lo utilizzo spesso, era già pulito e lavato. Quindi di utilizzare solo questa mensola e di eliminare questi fiori secchi. Buon pomeriggio ragazze! Allora, ho i capelli un po' scompigliati, però c'è un vento tremendo, sono dovuta uscire per lavoro nel pomeriggio e quindi adesso rientrando, insomma, ho preso un vento veramente freddo e niente, stamattina mi sono svegliata con la voglia di fare i nutellotti, che avevo visto la ricetta di Fatto in Casa con Benedetta ieri, un video velocissimo di 2 minuti, è una ricetta veramente facile, per cui ho detto vabbè, faccio una sorpresa domani mattina alle bambine, preparo questi biscottini, questi nutellotti, mi sembrava una bella idea. Quindi stamattina mi sono alzata veloce, presto, mi sono messa a fare i biscotti in modo che prima che loro si alzassero i biscotti fossero pronti. E invece, visto che mia figlia mi aveva chiesto i muffin e io non gli avevo fatto i muffin, questi biscotti, insomma, alla fine non è che hanno riscosso proprio tutto questo successo. Alla fine sono le 5:20 del pomeriggio, ne sono rimasti solo, guardate, vi faccio vedere, uno. E devo dire che erano buoni, è una ricetta valida. E
quindi niente, adesso devo mettermi a fare i muffin perché sennò non è contenta. Bene, ci teniamo compagnia un pochino anche oggi. Ciao! Ricetta velocissima dei muffin, perché piacciono tantissimo alle mie bambine, quindi le devo fare spessissimo e ho trovato una ricetta strafacile. A me piace utilizzare anche il cioccolato, quello dell'Eurospin, perché i quadratoni già so che senza doverli pesare ogni quadratone sono 50 grammi e quindi è facile calcolare. E comunque in assoluto la cosa più bella è fare le cose insieme a loro. E mentre i muffin sono in forno, puliamo subito la cucina. Di cena tiro via le tende per lavarle e pulisco i vetri. Avrei voluto anche pulire la parte esterna, ma veramente era un pomeriggio freddissimo e ventoso, quindi ho pulito solo all'interno. Ciao a tutte, allora venerdì pomeriggio e io sono appena tornata, ho fatto la spesa, questa è la spesa e da frigo, che prima appunto di mettere in frigo volevo farvela vedere velocissimamente. Insalata ho trovato solo questi, probabilmente perché era già pomeriggio, però ho preferito andare subito oggi dopo il lavoro, perché domani insomma preferisco stare a casa, ci sarà sicuramente più gente. Qua ho preso un po' di formaggio, questo di confezionato. Questa è una baguette con l'aglio, che è buonissima. Ovviamente quando cuciniamo l'aglio dobbiamo mangiarlo entrambi, se no insomma c'è un po' di malcontento. Qui è Würstel, abbiamo preso qualche confezioncina di Würstel e c'è una delle bambine che è appassionatissima, io un pochino meno, preferirei che non ne mangiasse tanti, ma a lei va proprio matta per la carne e quindi insomma è ancora piccola, per cui non è che limito granché. E mozzarella. Poi abbiamo preso un rotolino di pasta sfoglia, che magari facciamo qualche rotolino dolce o salato. Qui abbiamo invece il prosciutto e due confezioni di salmone. Poi abbiamo burro, un bel panetto di burro, perché ultimamente si stanno sfornando tanti dolcetti. Poi ho preso questo pezzo di prosciutto, di solito non compro questo genere di prodotti, però insomma così ho pensato di prenderlo anche per farlo al forno, anche con patate, tagliato a fettine. Poi ho preso un chilo di carne macinata, ho preso delle fettine di roast beef e ho preso anche del pollo. Io di solito la carne, non mi piace congelare la carne, la compro all'occorrenza quando so che la cucinerò in giornata, però visto la situazione ho preferito fare un po' di scorta, in modo che anche il pollo lo dividerò a metà, perché ne ho preso un bel po' e quindi sia per domani cucinerò metà e l'altra la metto in congelatore. Adesso
passerò questa spesa, prima di metterla via, la passerò un attimino con l'isoform e poi do una passata anche di risciacquo, anche se qui dice che non serve il risciacquo, ma io preferisco comunque dare una passata anche dopo. E invece per quanto riguarda la spesa, quella non da frigo, non so se sbaglio, se sono io forse un po' troppo fissata, però visto che abbiamo spazio e non devo metterla via subito perché comunque la posso sistemare domani, preferisco lasciarla fuori che prenda un pochino d'aria, che respiri. E quindi adesso pulisco questo e lo metto velocissimamente in frigo. Che se è bello avere la casa pulita e in ordine, è altrettanto bello e importante prendersi dei momenti per sé. Eccoci ragazze, allora prima di salutarci vi faccio vedere velocemente quello che ho comprato ieri. E non è una spesa grandissima perché in realtà la scorta è un pochino più grande, l'ho fatta già in precedenza, e quindi questi sono acquisti che faccio in modo che mi durino per i prossimi giorni, in modo da non dover andare ogni giorno al supermercato a fare la spesa, perché è una cosa assolutamente inutile e sconsigliata in questo momento. Però non voglio neanche fare delle scorte ogni volta eccessivamente grandi, perché sennò insomma è inutile ogni volta comprare carrelli e carrelli di cose che magari in casa abbiamo ancora. Allora partiamo subito. Fagioli, questi sono fagioli bianchi e questi sono dell'Eurospin. Abbiamo preso sia i bianchi sia i borlotti e abbiamo preso diverse confezioni. Ho preso una confezione di mais, che la usiamo tanto nell'insalata, e una di zucchero, perché ne abbiamo già una, però i dolci stanno andando a rubo in questo periodo. Poi ho comprato un bel pacco di pasta, 1,5 kg, e poi anche dei fagioli secchi, perché pensavo fare una pasta e fagioli nei prossimi giorni. Poi panna da cucina, ne ha prese due, e in garage erano rimasti i cetrioli e le banane. Poi genere di conforto, biscotti per la colazione, questi sono cacao e nocciola, i frollini, tipo stelle, come si chiamano? Panne stelle? Grissini per la merenda. Io spingo tanto sempre sulla frutta, ma ahimè si fa sempre un po' di fatica. E cracker, e poi due confezioni di pane da tramezzino, e crostini per minestra o insalate. E poi avevamo preso anche due confezioni di piadina, una l'abbiamo già consumata ieri a cena. Poi ad una delle ragazze piace il succo alla pesca, questo in realtà lo prendiamo pochissimo, noi consumiamo poche bibite gassate, cioè praticamente non le compriamo mai,
consumiamo prevalentemente acqua, e quando abbiamo voglia di qualche sfizietto prendiamo appunto mezzo litro, in modo che si consuma al momento. Generi di conforto per il caffè o per la merenda. Poi ho preso questo, che non l'ho mai preso, questo Pantene, è tipo una maschera miracolosa, non so se voi l'avete già provato. E non tanto per me, perché ho i capelli corti e sinceramente con i prodotti che utilizzo mi trovo bene, ma più per le bambine, soprattutto per una delle mie figlie che ha i capelli molto lunghi, non li vuole tagliare e quindi mi ha chiesto di prenderle qualcosa per i capelli, in modo soprattutto per le punte. Poi mi sono fatta la scorta di marmellata, di solito prendo quelle monodose perché non ne consumo tantissima, cerco di limitarmi nell'uso della marmellata, però sinceramente per fare un calcolo di quella che utilizzo in questo momento, in questo periodo, è inutile andare ogni volta che finisce, magari andare al supermercato per questo, per cui ho detto faccio la scorta grande direttamente, casomai farò, approfitterò per fare una crostata. Poi questo è un prodotto che in Italia non lo troviamo, vero? E a loro piace ancora tantissimo, da quando erano piccole, e insomma piace ancora tanto, e si chiama cioccolino ed è una sorta di polvere di cereali, insomma sono da consumare con il latte. Io sono sincera, non l'ho mai assaggiato perché non mi ispira, insomma viene una sorta di papetta, però loro vanno ghiotte. Altri generi di conforto che tutti conosciamo. Poi le uova, due confezioni, e poi per la nostra pulizia i cattura polvere. Questi sono dell'Eurospin, prima volta che li prendo perché avevo fatto una scorta grandissima di Swiffer, che utilizzo quando faccio appunto la polvere, e mi trovo benissimo perché sapete, quando magari passano soprattutto più giorni in cui non si è passata la polvere, si va a fare una prima passata in modo da tirare via il grosso, e quindi questa volta ho preso questi all'Eurospin. E poi invece il mio mitico aceto, io lo compro così. E qui si trova così, qui in Slovenia si trova così, in bottiglioni proprio da 3 litri, e quindi mi dura, ne ho tanto, però ho voluto fare comunque una scorticina perché vedo che ogni tanto gli scaffali si svuotano, e quindi onde evitare di restare senza, ho deciso di farmi una scorticina. Bene ragazze, questo è quanto. Io spero che questo video per tenerci compagnia, per fare un po' di pulizia insieme, vi sia piaciuto, e se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi al canale. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!